Cari amici, c'è sempre bisogno, quando noi parliamo, e visto il bailamme delle porcate e delle idiozie che dicono in televisione, soprattutto questi grandi figli di preti, ricordarci che in Italia c'è una tradizione civile estremamente varia, che ad esempio è rappresentata da un grande uomo politico che non a caso è stato stroncato da lor signori, perché la sconfitta di Adua, e andatevi a vedere cosa significa la sconfitta di Adua, è stata fatta apposta per fregare Francesco Crispi. Ma noi, e poi questa è la prima cosa. L'altra cosa che voglio far vedere nel 1896, se esattamente, mi bene. Esattamente. Cioè, prima c'è Dogali, certo. Il massacro di Dogali, nessuno sa, ad esempio, la prima campagna coloniale operata dall'Italia. Esattamente. Nessuno sa, quando va nella piazza prospiciente la stazione Termini, c'è una piazza che si chiama Piazza dei 500. Chi è che sono i 500? Che sono i 500 ladri di Pisa? No, sono i 500 morti nella strage di Dogali. Ricordiamocelo bene. Allora, Francesco Crispi è stato un maestro della cultura italiana, della cultura politica italiana. È stato un grande rivoluzionario, vede caso siciliano, ed è importante questa acquisizione. Come tanti altri colleghi, sia prima che dopo. Esatto, è importantissima questa acquisizione, perché è vero che oggi la Sicilia, sotto il dominio del Vaticano e della mafia, si è completamente distaccata dall'Italia, ma è altrettanto vero che fino alla fine dell'Ottocento la Sicilia è stata, proprio grazie ai rivoluzionari siciliani che sono diventati capi del governo come Crispi, la Sicilia è sempre stata integrata con l'Italia. Il distacco è avvenuto nel 1943. Questo deve essere sempre presente nella nostra cultura. 24 giugno 1943. Poi, l'altra cosa da vedere, in questo libro di cui io consiglio la lettura, Se la Merkel è Carlo V, ed è un libro che è scritto da due persone che sanno quello che scrivono, Lodovico Festa e Giulio Sapelli. Giulio Sapelli è uno storico dell'economia, in cui qui si tratta di tutte le svendite della grande produzione italiana. E lo vogliamo anche leggere, perché è inutile che questi raccontano quello che vogliono raccontare oggi relativamente alla pandemia, alla falsa pandemia, eccetera. Qui alla base ci sono tutte le... Sempre la grana. Esatto, tutto ciò che è stato venduto. Sui vele, non la fam. E siccome queste cose ai preti non interessa, diciamocelo pure, no? Il Vaticano la sua ricchezza la fa con lo spavento, con la paura. E il terrore dell'aldilà. E io ho detto che l'aldilà è di qua, certo. L'hai letto l'altra cosa? Come non l'ho letto? Allora, l'altra cosa da dire importante è proprio questa, mi riallaccio a questo, il potere del Vaticano si basa sulla paura di andare all'inferno, ma è lo stesso potere di quelli che... No, bisogna dire che i padri fondatori del cattolicesimo all'inizio non avevano la figura di Satana, non esisteva. Ma certo. E l'hanno copiata dal mitraismo e dal di cui loro sono dei grandi discendenti. Profittatori. Certo, discendenti. Perché ben altra cosa il mitraismo e ben altra cosa il cristianesimo. Certo. Conosciamo queste cose e man mano che andiamo avanti nell'analisi della situazione storica, man mano che andiamo avanti più ci accorgiamo quanto è stato deleterio l'arrivo dei cristiani, cioè San Paolo, il cosiddetto San Paolo, ai danni della fuori civiltà. Fuori le mura però. Fuori le mura. Allora, dopo leggeremo questo. Intanto c'è una frase che voglio leggere del libro di Diego Fusaro, una frase. È una parte da una frase del grande Prezzolini: noi potremmo chiamarci la congregazione degli apoti, di coloro che non le bevono, apoti, che non bevono. Ah, senza, sì, che non bevono, giusto, sì. Prezzolini, Trampolini, chi è? Apoti. Tanto non solo l'abitudine, ma la generale volontà di berle è evidente e manifesta ovunque.
E allora ci riallacciamo a questo per dire che noi non dimentichiamo, e siccome sappiamo che il potere è negativo, si basa sulla terrorizzazione dei sottoposti, teniamo a far presente che tutti questi pseudoscienziati che continuano alla televisione a terrorizzare i sottoposti, i creduli, cianciando di rischi di catastrofi, di cambiamento di clima, tutto il resto. Un cambiamento di clima sicuramente c'è, ma non è detto che sia catastrofico. Sono loro che lo fanno. La mutevolezza del clima è in ogni attimo c'è la mutazione del Bravissimo. Clima. In ogni attimo e nell'eternità addirittura, certo. Con le glaciazioni, con le desertificazioni, eccetera. Ci sono fasi, e piccole fasi e grandi fasi, esatto. Costantemente, quindi non c'è niente di stabile. Esattamente, questi invece lo fanno diventare, noi su queste cose non ci siamo soffermati tante volte, però oggi noi dobbiamo affermare questo, indipendentemente da quelle grandi o piccole trasformazioni del clima, costoro noi li identifichiamo uguali ai preti, a coloro che spaventano con l'idea del demonio, dei sciamani, gli sciamani. Sciamani sono persone serie, perché gli sciamani che cosa... Erano anche guaritori oltre che religiosi. Oh, appunto! E qualcosa con le erbe guariva. Era un atteggiamento positivo nei confronti delle forze sconosciute della natura. Concreto, proprio a contatto con la realtà. Esattamente, quindi nulla a che fare con questi profeti di sventura. Per noi sono nemici assoluti. Allora, inglobato nei circuiti della manipolazione organizzata, il dissenso finisce sempre più per porsi come strumento di rafforzamento del consenso. Certo. Allora, se... ho torto gollo, ma consenso. Attento, ma a questo punto noi lo sappiamo. Noi abbiamo tratto l'insegnamento e il nostro dissenso non sarà mai funzionale al consenso. Questo è quello che volevo dire, chiaro? Orchestrato dal potere e indirizzato puntualmente contro tutti i punti di dissonanza rispetto ad esso, si capovolge in dissenso verso il dissenso e ipso facto, in virtù della legge dialettica della negazione in riaffermazione del consenso. Negazione sulla negazione, negativo per negativo da positivo. E quindi queste cose, su queste cose noi non dobbiamo mai... Ricordiamo che l'algebra è il sunto della grande sapienza araba, esatto, bravissimo. Del primo medioevo. Ma sì, vabbè, non soltanto araba. Principalmente araba. Vabbè, diciamo, è il frutto dell'acquisizione tolemaica da parte degli arabi della cultura greca. Questo è greco-tolemaica, certo. E io qui voglio leggere, prima di iniziare dalla parola a Orazio, alcune frasi del grande Francesco Crispi, che oggi è stato completamente dimenticato. Le guerre finiscono coi congressi, e nei congressi guai ai deboli. Sono quelli che pagano e compensano i forti o con denaro o con i territori. L'unità per l'Italia è garanzia di indipendenza di fronte allo straniero. E perché essa sia, bisogna che tutto il territorio nazionale sia emancipato dallo straniero, lo ha detto Crispi. È debole la nazione cui mancano le frontiere e sui cui mari di rimpetto ai suoi frontiere porti... anche culturali, ideologiche di ogni certamente, genere. Certamente. E anche monetarie, esatto. Ricordiamocelo sempre. Esatto, è questo che vogliamo dire, quindi inutile che cianciano questi di destra, di sinistra o che sia, se mancano le frontiere. È debole la nazione cui mancano le frontiere e sui cui mari di rimpetto ai suoi porti si ancorino flotte straniere. Continua minaccia alla volontà nazionale. Ricordiamoci Napoli. Ricordiamoci anche Sicilia. La base Napoli. E ricordiamoci anche la Sicilia, dove approdano sistematicamente le navi corsare che trasportano i negri. Che trasportano i negri. A vengono, Catania. A Catania. E vengono accolte in Sicilia e spartite tra
queste forze di lavoro sottopagate vengono spartite tra preti, con la scusa che li assistono, e mafia, camorra, 'ndrangheta. Questa è la ma realtà. Soprattutto quelli di grande sinistra. Esatto. I sinistrorsi. E quelli sono tutti completamente legati. Altra frase. Il panlatinismo è un sogno e ricorda l'invasione e la conquista. I nostri padri, alla cui espansione devesi in gran parte l'origine delle nazioni moderne, ci lasciarono una potente lezione. Ricordiamo la grande responsabilità e la funzione esercitata dai Rubattino a proposito di Adua. Sì, questo è minimo rispetto a quello che ha citato Crispi. Per i suoi padri Crispi sono i latini, sono i romani. Certo. E quindi si parla di panlatinismo. Certo. Siccome si parla di tutti i pan di questo mondo, noi dobbiamo parlare del pan, lo diceva Crispi, non lo dico io. I nostri padri, alla cui espansione devesi in gran parte l'origine delle nazioni moderne, ci lasciarono una potente lezione. Essi ci insegnarono che la conquista, essendo l'atto di violenza di un popolo contro un altro, provoca la reazione. Il conquistatore finisce per essere conquistato. Cotesta lezione ci fu pur data dalla Francia sul finire del secolo XVIII e il principio del XIX. Dovunque l'Italia possa avere un'influenza efficace... Parla della rivoluzione francese lui. Certo. Beh, vabbè, lo dicesse chiaramente. Sì, vabbè, l'ha detto così, io lo leggo qui. Dovunque l'Italia possa avere una influenza efficace, deve far trionfare i principi in virtù dei quali è divenuta una grande potenza europea. Libertà, nazionalità. Nazionalismo. Oh. Poi, finché le spiagge africane erano occupate dai musulmani, si poteva tollerarlo. Era un meno male per noi. Non così quando vi posero piede le nazioni europee. Lo dice Crispi all'inizio del Novecento. C'è la vicenda della conquista dell'Algeria, era di quel momento lì. Algeria e Tunisia contro l'Italia. Certo. La situazione del Mediterraneo fu turbata, il mare appartenne ai forti e i commerci... La scusa era di andare a cacciare i pirati saraceni. Anche adesso, ti ricordi che si sono inventati i pirati? Anche i russi sì, in Somalia. E i commerci vennero in loro arbitrio. Abbiamo già parlato della storia di Venezia, del fatto che Venezia si trovò bloccata quando Vasco da Gama, per conto dell'impero portoghese, occupò i posti abitualmente utilizzati dai veneziani, da cui i veneziani consigliarono al Khedive d'Egitto, al capo dell'Egitto, di creare il canale di Suez. Il canale di Suez nasce dalle esigenze geopolitiche italiane, ricordiamocelo. L'Europa... Ricordiamoci anche che il progettista originario era un italiano, non il francese che continuano a nominare. No, si sa che non era dell'Esseps. Ida è stata composta in occasione della inaugurazione del canale di Suez. Esattamente, e fu suonata proprio all'inaugurazione. Certo, ad Alessandria. Tra l'altro, la cosa interessante è questa, che un grande scrittore americano, che mi sembrava fosse Edgar Allan Poe, ma qualchedun altro, aveva partecipato, era passato dall'Italia. Beh, l'epoca era quella, quindi è possibile. Sì. O Edgar Allan Poe o un altro, ma uno di quelli grossi, Melville probabilmente. Melville. Certo. Era proprio passato da quelle parti e proprio... Aveva assistito all'inaugurazione. Interessante queste cose. Non vengono mai citate, se sanno per caso, leggendo una biografia. L'Europa è un campo di briganti che si guardano in cagnesco. Bella sta la figurazione. lo voglio dire. Vi sono di quelli che temono essere derubati, degli altri che vorrebbero riprendere quello che ritengono sia stato loro rubato. Da ciò gli armamenti. Ma cazzo, È Crispi, non è uno stronzo qualunque. Dopo lunga servitù, rotti i vincoli della tirannide, non sappiamo ancora essere popolo libero, padrone di sé, uguale agli altri. Oh, cazzo.
finché rimane il potere indiretto del papato, ci aggiungo io. Altre due frasi. La esistenza di una nazione o la negazione di essa non possono dipendere dal voto di un popolo. La nazione è perché Dio l'ha fatta. Un plebiscito può costituire un fatto giuridico, ma non creare un fatto contrario alla natura. Questo sono d'accordo con Crispi. Crispi parla con la mentalità del fine secolo, inizio del XX. Beh, poi il plebiscito non sostituisce la nazione. Tu attraverso un plebiscito, un voto, certo, non puoi negare la realtà della nazione. Certo, certo. Ove si tentasse, si farebbe un atto colpevole e nullo. Ultima. Nella impresa africana, esploratori furono i Lombardi, iniziatori dell'azione militare, tre piemontesi ed un napoletano, correttori e sostenitori. Non parla della scoperta dell'uomo del tuo amico esploratore di Ravenna? No, tu no, no, non ne parla perché non... È una frase dei Lombardi, è una Lombardi no, vabbè, sì, tu parli di Pellegrino Matteucci. No, parlo dell'altro. Parli di Romolo Gessi. Ancora dell'altro, non sono questi due. No, ce n'è un altro. No, i Ravennati sono quello, questi. No, non è Ravennate, era il padre Agostino. Che cazzo, ah, vabbè. Non mi ricordo più il cognome. Sì. Quello che faceva De Agostini, che lavorava con De Agostini. Era un frate che fu nominato cardinale dell'Africa. Esatto. Era padre Massawa, ma un nome così. Vabbè, non me lo ricordo neanche io, vabbè. Per dire che c'è quello che ha esplorato il fiume Omo, è stato uno dei più importanti esploratori africani italiano. Sì, sì. Allora, ripetiamo gli altri due, perché Pellegrino Matteucci, che è stato il primo a attraversare da solo il deserto del Sahara, da solo, era compagno di scuola di Alfredo Oriani. Ah, vedi? Non lo ed è molto interessante, a Ravenna. Ripeto, tre piemontesi ed un napoletano, correttori e sostenitori dell'opera coloniale, i meridionali. Dogali fu vendicata, Adua no. Ricordiamoci che Adua fu vendicata solo nel 1936. E questo comportò, perché la memoria di Adua era rimasta... Le sanzioni. No, aspetta, le sanzioni sono venute dopo. Dopo la nostra conquista. Certo. Dopo il nostro conquista. Certo. Sono delle nazioni irrogò le sanzioni. Esattamente. Vedi caso, queste sanzioni furono fatte solo nei confronti dell'Italia, di tutti gli mai altri paesi. Mai l'Inghilterra, la Francia, non li hanno il mai Belgio, fatte. Mai. Non li hanno mai fatte. C'è un motivo, E infatti c'è la Russia di oggi che dice proprio questo. Infatti. Ma com'è che voi le sanzioni le fate nei vostri confronti e nei confronti della conquista, ad esempio, dell'Iraq, dell'Afghanistan, non avete mai detto niente? Ripetiamo che il vero consenso che spaventò anche il Partito Comunista del fascismo avvenne dopo la vittoria e la conquista del Negus. Sul Negus e quindi la conquista della Abissinia. Non solo sfogatoio per la nostra manodopera, ma anche vendetta della sconfitta di Adua. A dire che, cioè, il popolo ti segue sempre quando vinci e ti molla quando perdi. Dopodiché ti do la parola. Beh, diciamo, allora, il discorso che faccio io è un discorso di incipit proprio, cioè di inizio di un filone di pensiero. Allora, abbiamo parlato in questi anni di tantissimi argomenti e abbiamo toccato anche, diciamo, abbastanza seriamente a quello che poi adesso andrò a dire in maniera un po' più dilatata, un po' più ampia. E cioè, bisogna partire sempre dall'origine dei concetti, perché prima dell'azione c'è il pensiero, c'è l'ideazione e poi immediatamente dopo c'è l'azione. Per esempio, se io mi devo alzare adesso dalla panchina, non è che lo faccio automaticamente, lo faccio sì automaticamente, nel senso che non ci devo pensare più di tanto, ma automaticamente devo preliminarmente pensare di alzarmi, preparare i muscoli diciamo asserviti a questa funzione e poi alzarmi successivamente per non cadere per terra.
senza che i muscoli siano preavvertiti, quindi noi non ce ne accorgiamo, ma tutto avviene con una gradualità, diciamo frazioni di secondo, decimi di secondo, addirittura con le moto siamo arrivati che nel Gran Premio che ultimo che c'è stato c'erano 8 moto in 20 millesimi di secondo. 20 millesimi, c'erano 8 che sono arrivate primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, a settimo, una distanza a 20 millesimi di distanza fra il primo e l'ottavo. Potenza della macchina. I futuristi avevano visto bene, certo, che aveva una funzione umanistica anche la macchina, se utilizzata secondo i principi dell'utilitarismo umano, come diceva anche Isaac Asimov, nelle tre o quattro, se uno preferisce, leggi della robotica. Anche lì possiamo parlare di uno scontro epocale. Lo scontro epocale è tra coloro che fanno privilegiare l'umano sulla macchina e coloro che invece sono quelli che comandano oggi a livello, certo, mondiale, vogliono far privilegiare la macchina sull'uomo. L'intelligenza artificiale su quella umana. Esattamente. In particolare. Allora, per tornare a quello che dicevo io un attimo fa, ho cominciato a dire un attimo fa, bisogna partire dall'origine. Allora, andiamo a vedere come è nato il papato, che è uno degli autori e uno dei registi maggiori sullo scenario mondialista da 2000 anni a sta parte, e ho detto mondialista e non mondiale, che porta a... Diciamo che il mondialismo è nato culturalmente con, certo, il papato. È certo, con varie fasi. Il livellamento e l'uguaglianza culturale è la premessa del mondialismo papale, no? Tutti cattolici, tutti a adorare il buon Gesù. Allora, il discorso quindi parte da lì e andiamo a fare un po' di punti salti, andiamo a prendere dei punti di riferimento per capire meglio. Allora, qui non l'ho portato ed è troppo lungo perché richiede un altro, diciamo, spazio temporale molto ampio e lo enuncio soltanto in questo momento, ma la Chiesa, i dogmi della Chiesa Cattolica nel corso di questi due millenni sono stati tutti travisati o aggiunti successivamente alla bisogna, come si diceva una volta, cioè c'è la difficoltà, il problema con l'imperatore, noi ci inventiamo questa cosa qua per cui bypassiamo il problema. Questo per capire che insomma nel corso degli anni, l'ultimo è stato potenza dello spirito, l'approvazione della l'assunzione in cielo di Maria, sì, Santissima nel 1954, l'anno santo di Pio XII, che convocò l'assunta in cielo, è stata impiegata bene, intendo dire. E quindi nel corso dei secoli hanno aggiunto o modificato a secondo delle, adesso per esempio pure questo infame qua che dice di essere papa ma in realtà è un antipapa. Lo sanno tutti ormai, l'hanno capito. Per dirlo in tutto tondo, questo signore qua, qualche anno fa, tre o quattro anni fa, disse, di fronte a una domanda precisa in merito ai froci, ai finocchi, disse, che avevano arrostito fino all'altro ieri, sì, sì, disse, ma chi sono io per giudicare? No, tu cazzo, tu stai lì per giudicare, sei lì apposta, ti hanno nominato e ti hanno eletto a gesuiti. I gesuiti per quella funzione lì, e adesso tu dici che non c'hai più motivo di essere? Allora, motivo di agire? Allora, che vuoi, cambi di nuovo strategia, cambi di nuovo pagina, volti pagina, e allora andiamo avanti. Che succede quindi? Nasce gradualmente questa figura del Papa. A partire dall'anno 393 Teodosio emana il famoso editto di... Editto di Teodosio? No, vabbè. L'editto di... Vabbè, la città non mi viene... Vabbè. Il concilio di... Vabbè, quello che era, adesso mi sfugge un attimo. E quindi da lì parte, diciamo, ufficialmente... La religione cattolica come, come religione di Stato unica, esatto, monolitica dell'impero romano. Esatto. Da lì uno dice, legge nei libri di storia, no? Dice vabbè sì, quindi da quel momento lì arriva il Papa, ma come ci arriva? Bisogna vedere. Come diventa Papa? Certo. Allora, fino all'anno 965... hanno più, hanno meno, perché non è certa la cosa,
il popolo romano, e solo il popolo romano e non gli imperatori, eleggevano e nominavano papa il loro vescovo, il vescovo sì. di Roma, che però dicevano che aveva autorità su tutto il mondo terracqueo e quindi era nominato con un nome diverso, ma in realtà era il vescovo di Roma, perché sì. solo il vescovo di Roma poteva diventare papa. Pure per antica consuetudine. Certo, fin dall'inizio, dall'80-90 sì. dopo Cristo, appena da quando fu eletto, mi sembra, dopo Paolo ci fu. Aspetta, chi era? Celestino I, mi pare, vabbè, chi era? Adesso, ah no, forse Silvestro. Vabbè. Silvestro Papa, certo. Sì, vabbè, uno dei primi, adesso non viene il nome, vabbè. Allora, questo signore non aveva una carica elettiva da parte di una burocrazia interna allo Stato dell'Impero, ma aveva semplicemente i cittadini romani che lo eleggevano. E questo è andato avanti, sta storia, quindi lui rispondeva direttamente al popolo romano, ma non nel senso dell'impero romano, al popolo di Roma. Tant'è vero che c'è la nomina graduale di re di Roma degli imperatori, che prima di diventare imperatore diventavano re di Roma, Roma, certo. Ma poi ci arrivo, ti do qualche sì. notizia che forse ti è sfuggita. Vabbè, andiamo avanti. Per cui, sta cosa dell'evoluzione e dell'integrazione della... interiorizzazione della Chiesa all'interno dell'impero procede nell'arco dei decenni, dei secoli, finché a un certo punto distrugge l'essenza di coesione delle varie genti che ormai componevano l'impero e distrugge quella coesione che aveva creato Roma con i suoi valori, con le sue leggi, con i suoi concetti, i suoi filosofi, eccetera, e quindi gradualmente si sfascia l'impero, fino a che nel 476, con l'elezione di Romolo Augusto, l'impero praticamente finisce, perché nel frattempo erano arrivati i Goti, tutti gli altri che prima l'avevano, Alarico, no? E tutti gli altri che l'avevano sì. preceduto, per cui a quel punto... Alarico, il quale... saccheggiò Roma d'accordo col Papa. Certo! D'accordo col Papa saccheggiò Roma certo. risparmiando i poteri, i beni della Chiesa e dei cristiani. Certo. Ma no, c'erano anche episodi, per esempio, in cui c'erano alcuni che erano inseguiti dalle orde di Alarico che si rifugiavano sulla facciata della chiesa, come sì, si chiama? Sì, lì erano protetti proprio perché c'era questo accordo anche sì. con il Papa. Insomma, niente, quindi nel corso dei decenni procede in quel modo lì. L'elezione veniva fatta dai romani di Roma. Ad un certo punto arriva il crollo dell'impero romano, arrivano le invasioni gotiche, unniche, degli Ungari, parliamo dell'880-900 dopo Cristo, insomma per vari secoli, arriva anche nell'800 Carlo Magno, arrivano poi tutti gli altri, a un certo punto si arriva a quello che adesso è il fulcro di quello che devo dire, si arriva al complesso dei re e delle monarchie e dei regni successivi a Carlo Magno. Anche lì Carlo Magno viene, per esempio, tanto per citare Carlo Magno, viene eletto imperatore a Roma, incoronato sì. dal Papa che non mi ricordo più chi era, manco questo, mi pare che era Giovanni X o XI, vabbè, insomma, Giovanni X o XI, il periodo era quello. Viene quindi eletto Papa, anche eletto a suffragio universale dai romani. Sì. I romani, quindi il potere decisionale definitivo era l'approvazione da parte del plebiscito dei romani. Certo. È chiaro, no? Vescovo di Roma. No, ma parliamo di Carlo Magno. Ah, beh, certo. Parliamo dell'imperatore. Vabbè, anche l'imperatore era eletto dai romani. Esattamente. Hai capito? Quindi perché venivano a Roma? Venivano a Roma perché dovevano passare sotto le forche caudine dei romani. E poi mo ti racconto che succede dopo. Allora,
Ad un certo punto quindi arriviamo a Carlo Magno, arriviamo ai suoi discendenti, al disfacimento del Sacro Romano Impero che aveva creato lui, aveva ricreato appunto nel momento, diciamo, clou del massimo del Medioevo, nel senso dell'etereo, basato del sul rapporto Francia-Germania. Certo, di più. Allora, arriva a un certo punto, arriva figlio, attraverso una discendenza, vabbè, molto complicata, non entriamo nel dettaglio, arriva Ottone I. Ottone I il Grande, il nome era Ottone I il Grande. Questo Ottone I è il capostipite di una discendenza. E gli Ottoni. Ottone I, Ottone II, Ottone III, i Sassoni, perché erano principe di Sassonia, erano duchi di Sassonia. Da dove erano partiti? Perché poi hanno fatto un bel po' di cose. Ma non solo. Non sono stati solo loro. Ma non solo le conquiste territoriali che hanno fatto, le battaglie, le guerre, eccetera, eccetera, ma soprattutto l'aspetto culturale della rinnovazione dell'impero, che è proprio nel loro DNA, esatto. E che poi hanno portato avanti in un multiforme aspetto, diciamo così, sotto il profilo psicologico, culturale, filosofico, territoriale. Fino al 1919. Aspetta, non fa i salti quantici. Vabbè, ma non fa i salti quantici. Quello è l'impero. Sì, vabbè, non fa i salti quantici. Cioè, dammi la soddisfazione di raccontare questa cosa. Sì, sì. Allora, insomma, ad un certo punto nasce appunto Ottone I, che in tedesco si dice Otto, Ottone, in realtà è Otto in tedesco, proprio non il numero, ma proprio O-T-T-O, Otto. Otto. Non nove, attenzione. Allora, sì, però la grandezza dei grandi uomini deriva anche dalle grandi donne. Sì. E lui ha avuto a fianco, e anche gli altri due Ottoni, tutti da tre, una grande donna che è durata dall'inizio fino alla fine della epopea. E allora che succede? Nasce questa donna che va in sposa a Lotario, che era un duca della Provenza, adesso non mi ricordo esattamente dove. Vabbè. Questo va in sposa a 16 anni. Il matrimonio dura 4 anni, anzi no, 3 anni. Lui muore di malattia, non mi ricordo di che cavolo di malattia era morto, e lei rimane vedova. E aveva portato in dote, praticamente lei era una Burgunda, era Burgunda lei. Oh. Dei Burgundi, era... Sì. Burgundi, vabbè, sì. Che lo sappiamo chi sono, dai. No, tu lo sai, loro no. Vabbè. Se lo vantano a vedere nell'enciclopedia. Vabbè, la Burgundia, o anche c'è un altro nome... Viene da Burg, dai! Sì, no, dai Burgundi. Burgundi sì. Era un popolo che esisteva già al tempo di Cesare. Certamente. Che li ha sconfitti varie volte nella conquista della Francia. Li ha sconfitti anche un altro... Ezio. Sì. No. E dopo? Chi era? Giuliano. Ah, Giuliano II. Giuliano Flavio. Giuliano II, l'apostata. Ma che apostata? Ah, lo chiamano così, diamoglielo per buono. Ma dai, che cazzo dai. Se ne frega di darglielo per buono. Insomma, che succede? Questa donna, che si chiama Adelaide di Burgundia, si chiamava, aveva, diciamo, della sua famiglia, c'aveva tutta una sequela di titoli e quindi anche di possedimenti territoriali che lei porta in dote appunto poi a quello che successivamente aveva assunto su di sé, la sua, diciamo, dinastia, la dinastia di Liutprando Lotario, adesso non mi ricordo come si chiama. Da non confondere con Liutprando da Cremona, certo. Che è un'altra cosa. No, dopo, non ne parliamo perché sennò avremo un capitolo completamente diverso. Allora, che cosa succede? Che lei quindi porta in dote a un futuro marito, che questo futuro marito poi è, dopo una lotta fra maschi dominanti, sì, sì. Come succede a tutti gli animali, in quel punto in tutti i pollai, ma non solo, anche con le iene, anche con i leoni,
gli elefanti, il migliore arriva, sì, arriva la femmina. Diciamo e il più forte. Il più forte. E qui, ah no, anche il più furbo, non sì, sempre. Sì, sì. Vabbè, arriva appunto Ottone I e si sposa Adelaide. Da Adelaide nascono alcuni figli, fra cui anche Ottone II. Allora, Ottone I che cosa fa? Da parte sua aveva ereditato dalla sua famiglia tutta una serie di possedimenti. Lei aveva altri possedimenti. Il marito di lei, ex marito di lei, ce ne aveva altri. Assommano e inglobano tutto e incominciano a creare l'impero. A un certo punto incomincia a pensare di andare a Roma. Arriva a Roma e di lì succede un 48. Perché a Roma, per quanto vinta, per quanto soggiogata, per quanto invasa, per quanto saccheggiata, comunque era sempre la più grande, potente e ricca città dell'impero, direi, di quello che rimaneva dell'impero. E ancora adesso. No, non a caso. Ancora adesso. Ancora loro adesso. I signori, cioè i preti, ancora adesso, continuano a stare qui. Ancora adesso Roma è la città più potente, più ricca e più forte al mondo. Sì. Non ce lo so. Cioè, diciamo le cose come stanno, non diamo retta a quei quattro scribacchini che sanno quattro cose perché gli hanno detto di diciottesima mano qualcuno, sì, che ci interessa a dirglielo. Non sanno un cazzo di niente. Il potere, uno dei fulcri importanti mondialisti, ed è secondo me ancora il più importante, è qui a Roma. Se no come farebbe il Vaticano ad essere la potenza che ha il maggior numero di ambasciatori al mondo? Al mondo. C'ha più ambasciatori, c'ha 202 ambasciatori su 202 stati esistenti al mondo. Esattamente. Gli Stati Uniti ce ne hanno 198. Una domanda. Faccia dire una cosa a questo bravo uomo che ci ascolta, dica, dica. I Borboni sono i discendenti dei Burgundi? No, no, non c'entrano niente. No, no. Nella regione della Borgogna, Borgogna, esatto, la Borgogna, sì, sì, ma però non c'entrano. Non c'entra niente. Borboni è una cosa, la Borgogna è un'altra. La Burgundia oggi si chiama Borgogna, ecco, non mi viene. È divisa tra la Francia e la Germania. No, è divisa fra la Francia, la Svizzera, la Germania e l'Italia, perché arrivava fino alle foci del Rodano. Sì, d'accordo. Arrivava fino alle foci del Rodano, quindi era già una contea estremamente, era uno stato di una di notevole dimensione. Certo. E arrivava anche fino a Ginevra, fino a Losanna. Lì il punto, cardine. Grenoble. Se vai all'origine della Svizzera, vedi che c'è questa forza. C'era pure Lione. C'era dentro pure Lione nel territorio della Burgundia. Per forza, certo. Vabbè, insomma, andiamo avanti. A un certo punto, quindi, cominciano a pensare a divenire a Roma. Arrivano a Roma dopo aver sconfitto Berengario sì. Berengario I, che era conte di Ivrea, che era longobarda, quindi capiamo bene una cosa, mettiamo bene un puntino sulle i che è essenziale. Quando sono arrivati i Franchi e hanno sconfitto i Longobardi nel 700, che era Tancredi l'ultimo? No, l'ultimo è stato Alboino, no? No, aspetta, parli dei Longobardi, sì. Adelchi, esatto, che c'ha Ariosto, ci ha fatto bellissimo. Ma che Ariosto? Chi era? Manzoni. La Delchi di Manzoni. Vedi, ci sono tutti dei riferimenti storici che noi ce lo dobbiamo ricordare. La Delchi è un'opera eccezionale in cui Manzoni descrive un aspetto molto interessante del problema italiano. Non a caso quel grande attore che è stato Gassman, quando per primo si inventò il teatro tenda, ripropose la Delchi del Manzoni, e io mi ricordo che l'andai a vedere perché per la prima volta dopo circa 100-120 anni che questo Adelchi era stato dato come spettacolo. Allora, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, Ermengarda era la moglie di Adelchi, se mi ricordo bene. Era la figlia di Carlo Magno. Sì, perché avevano tentato all'inizio, l'accordo. L'alleanza fra Longobardi e Franchi. Poi tutto è andato a scatafascio. E il padre, Carlo Magno, costrinse Ermengarda a farsi suora. Sì, a farsi suora.
e a dismettere questo legame che invece pareva molto solido, capito, tra Mengarda e Adelchi. La cosa che io volevo far rimarcare è che tu sui libri di storia che cosa leggi? Leggi che arrivano i Franchi, soggiogano i Longobardi. Chiamati dalla Chiesa, ricordiamo. I Longobardi. C'è nell'Adelchi. I Longobardi, diciamo, svaniscono nel nulla, si dissolvono, e il regno longobardo, anche quello di Benevento, quella di Spoleto, eccetera, va tutto a puttane. I ducati vanno tutti a puttane, come quello di Ivrea, quella di... Fu il ducato di Spoleto che spaventò la Chiesa. Lo so, ma lì c'è tutta una... No, non affrontiamo quel tema perché non ne usciamo più. Allora, che succede? Succede che... Oddio, ho perso... quindi i Longobardi, contrariamente a quello che sta scritto nei libri di storia più diciamo spudorati, diciamo così, ecco, inqualificabili, diciamo, raccontano come se i Longobardi fossero spariti. In realtà i Longobardi dominavano assieme ai Franchi, esattamente come voleva appunto Carlo Magno. Non è vero che tutta quella storia lì che avevano receduto, che c'era la dissoluzione. Tra i forti ci si accorda sempre. E infatti Liutprando era Longobardo, come Berengario era Longobardo, e dominavano nei loro piccoli feudi come vassalli, invece di essere i padroni direttamente. Esattamente. Ma stavano esattamente a Ivrea, stavano a Tolmezzo, stavano a Benevento, controllavano loro il territorio per conto dei Franchi, ovviamente, del re di Francia. Non erano in numero sufficiente per controllare tutto questo spazio. E quindi quando arriva appunto Ottone I, che cosa vuole fare? Vuole distruggere quello che aveva creato Carlo Magno e intromettersi e sovrapporsi ai Franchi. E quindi i Sassoni, allora i Franchi che si erano soggiogati i Longobardi, arrivano i Sassoni e vogliono soggiogare appunto i Franchi. Da lì tutta una serie di storie. C'era una famiglia importante a Roma all'epoca, che era quella dei Crescenzi. Oggi c'è via Crescenzio, no? Certo. Ecco, i Crescenzi c'erano tre famiglie dominanti a Roma principalmente: quella dei Colonna, quella dei Crescenzi e quella, diciamo così, di varie famiglie che erano secondarie. E i Crescenzi erano dei latifondisti che avevano il loro, diciamo, controllo attorno a Roma in particolare nella Sabina. Certo. E anche Tivoli, partendo da Tivoli, andando verso nord. E allora appunto i Crescenzi hanno fatto opposizione, recalcitravano, non volevano, dopo passato un secolo da Carlo Magno, che ritornassero gli invasori con gli eserciti a strafottere i Romani, e quindi si ribellarono. E che cosa hanno fatto? Qual era il potere di Roma, che in quel momento non era sindacabile? Era l'elezione del Papa. Certo. Arrivano, insomma, in quel periodo lì, non la faccio troppo lunga perché sennò annoio pure, in quel periodo lì ci sono stati una quindicina di papi, in quei 40 anni, sono durati i tre ottoni sono durati dal 936 si sono sostituiti a spintonate, come oggi si stanno spintonandola. C'erano dal 936 al 1002, non 1200 ma 1002, quando è morto appunto Ottone III, in quei 60 anni circa ci sono stati una quindicina di papi. Duravano a volte qualcuno anche solo un anno e mezzo, non di più, addirittura poi erano tutti giovani, avevano 20, 30 anni, non di più, perché la vita media a quell'epoca lì erano massimo, se eri bravo arrivavi a 40 anni, 45, se eri particolarmente fortunato, perché o di malattie, o di spada, o di veleno, o di qualche altra cosa, facevano la non fine duravi. Di Giovanni Paolo I, dai. Esatto. E quindi niente, ad un certo punto arrivano questi stranieri, i Sassoni, a Roma e creano appunto questo marasma di lotta conflittuale all'ultimo sangue fra i Crescenzi in particolare
di Colonna anche, in maniera meno importante, e poi diciamo i supporter romani delle varie fazioni. No, del re sassone, sì, di Ottone I. Ottone I quindi poi a un certo punto muore, perché allora andavano avanti e indietro fra Worms, Aquisgrana, Maiburgo, eccetera, tutta una serie di era gente continuamente a cavallo, o in carrozza se andava bene, e quindi si muovevano perché con la presenza fisica testimoniavano il potere. E questo è importantissimo. Temporale, il potere della. Allora, che succede? L'altro motivo che volevo dire era che a partire dal 900, diciamo tutto parte dal 936, ma queste fasi di Roma di cui parlavo erano in particolare dedicate a Ottone III, perché anche Ottone I è venuto a Roma, però Ottone III. Ottone III fa, diciamo, un stazionamento a Roma per parecchi anni, mentre prima facevano una toccata e fuga, arrivavano, stavano 6 mesi, 1 anno, 2 anni e poi tornavano in Germania. In quel caso lì Ottone III invece è stato in varie fasi almeno 10 anni a Roma, perché pensava giustamente, avendo avuto il filtro del padre, del nonno e lui stesso, e poi anche gli istitutori, lo avevano formato in maniera culturale, in maniera rispetto al padre. Il padre era un grezzo, un ignorante, come era normale in tutte le regge. Lui invece era uno colto e aveva capito l'importanza non della romanità in quanto tale, ma della funzione di gestione del potere direttamente da Roma nei confronti di altre località. No, a Roma, quando l'imperatore era a Roma, era l'impero che era in quel momento ricostituito, perché è nella presenza del principe, sì, che c'è il principato, sì, se non c'è, sì, il principe non esiste, no? Esattamente. E quindi? Posso intervenire? Sì. Come no, sei qui apposta. Dato che mi avete fatto pensare a quella frase di Orwell, chi controlla il passato controlla, certo, il futuro, certo. E il Vaticano, che poi significa vaticinare, tutto il Vaticano, vaticinare, quindi programmare il futuro. E quando nel 1884 la Fabian Society si era riunita perché aveva capito che volevano sostituire il potere del Vaticano, quindi di vaticinare, volevano, ci sono riusciti forse, e adesso stanno cercando di mettere un po' in disparte il Vaticano. Ho questa sensazione. Che certamente, non è una sensazione, è una lotta di potere, lo sappiamo perfettamente. Ci sono 2 libri, io ce l'ho tutti e 2, dedicati alla Fabian Society. E ricordiamoci che il precedente ministro della sanità era uno della Fabian, e quindi si è mosso sempre nella direzione di quel gruppo o gruppuscolo di brave persone. E poi un'altra cosa che mi ha fatto mettere in mente sul fatto di Adelchi, no? C'è una frase bellissima di, non mi ricordo, mi pare il padre di Adelchi, che, o Adelchi stesso, che disse, non ci, quando stava per morire il padre, sì, dice, non ci resta altro che fare del male o subirlo. Sì. E quella è una frase bellissima. Che... Certamente, fondamentale. Ed è, perché quello rimane nella storia. Se tu, sì, fai la persona buona, non sei cagato nessuno nella storia, infatti, a parte casi rarissimi. È quello che stavi dicendo anche prima, certo, il fatto di quello che diceva Crispi. Cioè, certo, nei congressi o fai la pecora oppure te la pigli, ecco, e lo vediamo adesso, non nei congressi, nella vita, denti, o fai, sì, la pecora, sì, o, sì, fai, sì, il leone, no, no, sì, ma lo vediamo adesso, no? Certo, a livello internazionale, certo, lo vediamo adesso, e in adesso, maniera chiarissima, certo, adesso il popolo è pecorone, subisce quello che gli impongono, come sempre fatto, e crede alle cazzate, certo, che dicono in televisione, è sempre perché il Vaticano la Chiesa Cattolica più che altro ha spento la ghiandola pineale, perché oggi è la stessa cosa, ma insomma, certo, chi è che gestisce il potere? Scusa. Beh, il grande vediamo. Economista, certo, che ha governato l'Italia è un gesuita,
certo. Il migliore. Draghi. Giuseppe Conte, no, Draghi, è uno Draghi. Di Villa Nazareth, che cazzo. Ma chi era il vero primo migliore? Sì, sì, la puta. Chi era il migliore? Togliatti. Un amico del Papa. Un amico, non un grande amico niente. Del Papa. Non ti grande dice intelligenza. Grande intelligenza storica. Ne sentivo proprio ieri. In cui si parlava di cui in un testo di cui però no, in un libro intitolato Socialismo Nazionale, in cui sottolinea l'importanza e l'intelligenza di Togliatti, che era l'unica persona con cui Stalin voleva trattare, perché era l'unica persona che sapeva ragionare, e lo paragonava in questo libro a Nenni, che non capiva un beneamato cazzo proprio, assolutamente niente. E Togliatti chi è stato? Quello che ha voluto l'inserimento dei patti lateranensi nella Costituzione. Noi viviamo in una Costituzione il cui riferimento è che dobbiamo dipendere dal Vaticano e nessuno lo capisce. Gli accordi che ci sono stati fatti nel 1943 in Sicilia e che hanno determinato l'indipendenza della Sicilia, ricordiamocelo sempre, la Sicilia è indipendente dall'Italia fintamente, perché quando De Gasperi andò in America si misero d'accordo in questo senso. Infatti sta succedendo tutto lì, e il Presidente della Repubblica è un siciliano, vedi caso. Certo, certo. Ma stavo leggendo un articolo di Giovanni Fasanella, sì, che su Benito Mussolini, sì, che è stato utilizzato dagli inglesi. Certo, cioè sì, c'è anche quell'aspetto. Fasanella ci ha scritto un libro, ma non è che è stato utilizzato. Scusate, fatemi finire il ragionamento. Perché sennò c'è stato un momento in cui gli inglesi, ma Fasanella gioca sporco, certo, sappiamo chi è Casanella. Sì, certo, vai. Certo. Andiamo avanti, che sennò non anche completo perché, niente. Finisco. Le massonerie poi le notizie le fanno uscire quando litigano tra di loro. Esattamente. Le fanno uscire a seconda delle massonerie. Per favore, Gesuiti, fatemi finire. Certo. Villa Nazareth. Oh, fammi finire. Fammi finire a me. Sì, ho detto massonerie per favore, tutto per dentro. Favore. Sennò confiniamo 2000 argomenti e non concludiamo niente. Allora, io volevo poi arrivare a una conclusione, nel senso che tutta sta cronistoria ha un senso in base a una riflessione che poi uno deve fare sugli eventi, no? Cioè gli eventi accadono ma poi ti danno la lezione, come diceva l'amico, cioè quando tu non impari i concetti basilari, il succo della storia precedente, non puoi immaginare neppure il presente e immaginare poi di andare a prevedere un possibile futuro. Esattamente. Allora, che è successo? Arriva Ottone III. Ottone III viene nominato imperatore a 2 anni. A quel punto, ovviamente, come prima era intervenuta Adelaide, poi interviene la madre, che era una nipote del non l'ho conosciuta. Te lo dico io, un nipote della casa regnante. Dell'impero d'Oriente, dell'imperatore d'Oriente. Non a caso, va bene. Stavano cercando di espandere, diciamo, come capita adesso, la politica internazionale, e quindi cominciare a trovare alleanze anche lì per cercare di riunire l'impero. Per cui questa, adesso mi sfugge il nome, la madre di Ottone III si sostituisce al marito, che Ottone II era morto. È molto giovane, a 28 anni pare pure lui, e questo Ottone III aveva come supporter la madre, questa, che era una donna molto colta, e quindi poi ha fatto adeguare anche il figlio poi negli studi, e soprattutto la nonna, quella Adelaide di Burgundia, che ha filtrato tutti questi 40 anni di dominio degli Ottoni in maniera continuativa, lei, non i tre Ottoni. Quello che è stato il più importante è stata la condotta internazionalmente valida e costruttiva portata avanti in 40 anni di dominio di politica estera, diciamo fra virgolette, però che ha toccato anche, appunto, andava anche a contattare gli slavi,
certo. Gli ungari, eccetera, eccetera, cioè tutta una serie di operazioni anche militari che hanno portato al compattamento all'interno di questo circuito che dicevamo del concetto dell'impero, della rifondazione del secondo impero, come ti raccontavo ieri, sì, al telefono. Per cui quello che io volevo far notare in tutta questa vicenda di grande blasone, di grande importanza culturale, eccetera, è che però nei risvolti della storia e delle informazioni e dei concetti, che cosa nasce? Nasce una reazione, diciamo, sostanziale, continuativa, nella sottrazione dei diritti e delle sovranità che appartenevano al popolo, esattamente come sta succedendo da oltre 70 anni, 80 anni, a partire dal 24 giugno del 43, quando sono arrivati i conquistatori, e quei conquistatori hanno imposto le loro regole e sottratto quello che era stato fatto di buono da Crispi e da tutti gli altri dell'Ottocento-Novecento, ma soprattutto da Mussolini, così bistrattato, così... Ma si deve parlare male, per forza, certo, no, devi nascondere... Nerone insegna, no? Lo sappiamo. La damnatio memoria, no? Esattamente. E quindi che succede? Succede appunto che, perché dico questa cosa? Perché a partire dal 985 o 990 vengono fatte una serie di procedure che, guarda caso, vanno a intaccare quello che era uno dei privilegi e dei diritti che aveva il popolo romano, e che quindi poteva eleggere il Papa e poteva eleggere addirittura l'imperatore, perché l'imperatore, certo, veniva a Roma. Doveva per avere il placet del popolo romano. Da cui l'importanza di Colla di Rienzi. Ma non ci arriviamo. Vabbè, no, comunque l'ho buttato lì. Parliamo del 1250, dai. 1350 con Colla di Rienzi. 1350 che anche lui viene fatto passare per un Franceschiello qualunque. Sì. No, Franceschiello, rivoluzionario napoletano, quello che faceva il pescatore. Masaniello. Ecco, viene fatto passare per un Masaniello qualunque, invece era una... popolano, ma di dimensione culturale e concettuale europea e mondialista. Ero un professionista, io ero un avvocato. Era figlio del Noste, era figlio di un Frascatano, come diciamo. Esercitava la professione. Sì, esatto. Ma c'aveva quindi un... chiudiamo, che affrontiamo un altro giorno questa cosa. Era un giurista. È un punto importante, saliente della storia. Che fa in seguito a questo che stiamo dicendo adesso, e cioè la sottrazione del diritto di elezione, che era una cosa di una altro che elezione del presidente che abbiamo noi oggi, che farloccano tutto. Lì andavano in piazza i popolani, andavano in piazza e ti ammazzavano, non è che scherzavano. Ne hanno ammazzato più di qualcuno, anche papi. Certo. Quindi, non è che il guaio è che l'intelligenza diciamo dominante, come è stata dominante negli ultimi secoli, a partire dall'anno 1000, ha portato contributi e credibilità alla loro tesi, e la loro tesi è quella giusta. Ecco il problema del mondo attuale: c'è un'uniformità assoluta, monoteista, del concetto, dell'idea, della cultura in generale. Se tu debordi fuori da quei limiti imposti, tu sei un reprovo, sei un derelitto, sei un mitomane, sei un pazzo scatenato. Ecco, questa è la situazione. Quindi quello che è stato fatto in quegli anni lì, in quei sei anni lì, otto anni là, è stato veramente epocale, è stato uno stravolgimento del ruolo, del potere, di sottrazione del potere da una fazione all'altra, perché prima c'era la possibilità di eleggere o non di eleggere se non ti piaceva a te popolo, dopo il popolo viene esautorato, per cui il Papa non viene più eletto dal popolo, ma viene eletto dai cardinali e dai vescovi. E chi erano i cardinali? Allora i cardinali ancora non c'erano. Vabbè, comunque. E dei vescovi più importanti. E addirittura era una elezione vicendevole. Cioè il Papa veniva nominato, diciamo,
citato, diciamo preferito dall'imperatore, e viceversa pure l'imperatore doveva essere incoronato dal papa. Quindi io do una mano a te e tu mi dai una mano a me. Certo. Il popolo fino, via a fanculo. Fino all'elezione di Pio X, ci voleva il consenso dell'imperatore. Certo. Dell'imperatore d'Austria, ricordiamolo. Certo. Questa è stata una delle ragioni, certo, del fatto che Pio X titubava per quanto riguardava la guerra. Questa la dice lunga su quello che è successo con Napoleone, perché quando Napoleone arrivò a Roma dopo aver conquistato l'Italia ed essere arrivato appunto da dominatore, da vincitore a Roma nell'anno 1800, venne a Roma e divenne imperatore dei francesi, degli europei in generale, degli stati che aveva conquistato, ma fece una cosa epocale, cioè lui accettò che gli fosse messa addosso la corona di imperatore dal papa, se la mise da solo. A cominciare un momento, della corona ferrea. Quando fu nominato re d'Italia, certo, si mise da solo la corona ferrea, ma dei Longobardi. Ma quello per far capire bene, attraverso la memesi, attraverso l'azione la mimesi, lui fece capire che lui era superiore al papa e non c'aveva bisogno di essere riconosciuto dal papa, era lui che si autoriconosceva imperatore. È stata una presa di posizione epocale, la gente questo non lo sa. Dio me l'ha data e guai a chi la tocca. Esatto. Capito? Si sanno, queste cose sono importanti e lasciano il segno per chi ha cultura. Tu hai concluso, perché io vorrei leggere una frase. Sì, allora concludo dicendo che niente di nuovo nella storia, finché la storia non la conosceremo bene, perché la storia si ripete sempre soltanto attraverso queste modalità qua, il controllo dell'informazione, della cultura, degli Atenei, queste cose qua, se andate all'università, a meno che non fate ricercatore storico autonomo, allora è un'altra questione, ma chi studia storia per diventare avvocato, che ne so, per diventare un dottore di qualunque altro genere, queste cose non le sa minimamente. Ma poi fanno fare carriera soltanto ai loro amici, lo sappiamo, no? Guarda, qui c'è sempre io consiglio a tutti la lettura di questo libro. No, volevo dire, sempre so long, ho finito per oggi. Adesso seguita il mio succo, collega. Il succo di questo libro è riflettere se e quanto il periodo, attenzione, 1992-2013 sia analogo a quello 1494-1527, quando l'Italia rinuncia allo sforzo di darsi uno Stato unitario, obiettivo sostenuto appassionatamente da Machiavelli, ecco perché noi facciamo sempre riferimento a Machiavelli, e non perché c'è il machiavellismo, ma perché Machiavelli era un propositore, allora, dal punto di vista politico. L'idea politica, diciamo, la filigrana di base su cui appunto Machiavelli costruisce il suo concetto di principe, è un concetto però modernissimo, certo, e soprattutto riporta il potere nella mano di chi è vicino al popolo, nel senso che il popolo può in qualche modo controllarlo e può evolverlo, ecco, a seconda delle necessità. Quindi, del popolo. Obiettivo sostenuto appassionatamente da Machiavelli, e si ritira nella cura del particolare, esito inevitabile secondo Guicciardini. Dietro le nostre considerazioni c'è anche il quesito: se aveva ragione il segretario fiorentino, colpito da prigione e qualche tortura, quanti medici tornarono a Firenze? Sì. I medici che avevano in mano il papato, i medici che ritornano in quanto gestori del papato, ricordiamocelo bene. Dopo lunga parentesi repubblicana, o se aveva ragione il diplomatico legato ai medici, e cioè sempre Machiavelli, e poi uomo chiave delle amministrazioni dei papi che si succedono dopo Giulio II. E di metaforica conseguenza hanno ragione i Machiavelli dei giorni nostri o i Guicciardini? Noi diciamo che hanno ragione i Machiavelli, perché il discorso oggi è questo, devi saper vedere le cose.
Leggo un'altra frase. È difficile non considerare il punto di vista di Dennis McSmith, che spiega... A me Dennis McSmith non mi dà nessuna fiducia. No, no, vabbè, ma che è uno storico, mica... È un menzognere, lo sappiamo, però certe cose... Quello che ha scritto sul fascismo è da ridere. Lo sappiamo, che spiega il peso eccezionale del contesto internazionale nella formazione del nostro Stato nazionale. L'impegno dei francesi per tamponare sul lato sud europeo la crescente influenza dell'asse austro-prussiano e questo senza indebolire la forte relazione con lo Stato Pontificio accuratamente protetto da Napoleone III. Ecco dove è stato il grande cambiamento di geopolitica tra Napoleone I e Napoleone III. Napoleone III dovette poi piegarsi e di riflesso, perché nel 71, nel 70, fu assalita la Francia, lì è cambiato tutto. La Francia gli hanno dato in cambio l'Algeria e la Tunisia. Certo. E qui si aprì la strada a una pseudo conquista di Roma, perché a tutt'oggi Roma è ancora gestita e completamente in mano dal Vaticano. A concludere di quello... E anche i francesi che lì... dove hanno la loro ambasciata vicino al Pantheon, addirittura adesso hanno transennato anche la piazza davanti all'ambasciata. Vabbè, lasciano l'ambasciata e vanno a Villa Medici, non è un problema. Dove abitare ce l'hanno. Vorrei concludere questo discorso con un'altra cosa molto importante, tratta da questa rivista Diorama, è una rivista politica e geopolitica, che è molto importante quello che sta succedendo adesso. L'inversione di rotta è sbalorditiva, attenzione. Noi ci troviamo con l'Italia in una situazione strana. Io sono convinto che l'attuale governo sia stato creato in attesa di quello che succederà in America l'8 di novembre. Però a un certo punto qui ci sono state delle prese di posizione che ti immagini sono menzogniere, perché... credere a uno che sta al governo e non che dice saremo sempre atlantisti, bisogna vedere qual è l'atlantismo, l'atlantismo gestito dalla politica estera di Bidet o dalla politica estera di Trump, che sono agli antitesi, quindi bisogna vedere. O quella di Truman o quella di Roosevelt, o Eisenhower. Ricordiamoci sempre che Truman è stato quello che ha buttato le bombe atomiche. Andiamo avanti. L'inversione di rotta è sbalorditiva. Non è contro i suoi valori e i suoi principi che The Rest si schiera contro The West. È proprio in nome dei suoi principi e dei suoi valori. Attenzione, perché questo è un concetto importantissimo. Non è contro The Rule of Law, The Secrets of Contracts e il diritto internazionale che si schierano sempre più numerose le nazioni che non hanno sanzionato la Russia e si sono astenute, e anzi in nome dei valori che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i loro complici tradiscono senza vergogna dopo averli diffusi ovunque nel mondo. Lo stesso discorso che facevamo prima, cioè tu mi sanzioni quando io faccio le stesse cose che hai fatto te 4 anni fa in mille altre parti del mondo. No, ma questo giustamente dice, voi avete sparso in giro per il mondo la cultura dei diritti, eccetera, e poi ve la pigliate in saccoccia. Ma poi non lo mettete in atto. Il risultato dei voti alle Nazioni Unite è senza appello. Sotto la pressione sconvolta della setta che ha preso possesso di Washington, e trascina lo sfortunato popolo americano in un'avventura senza uscita, The West, cioè l'Occidente, si isola dal resto del mondo. Dietro la Cina sono l'Asia e l'India che si oppongono alle sanzioni. È il Medio Oriente che volta le spalle alle manipolazioni americane. È l'Africa che rispedisce al mittente la Francia e il suo allineamento e gli Stati Uniti con il loro eclatante razzismo. Quanti morti in Congo o nel Sahel ci vogliono per suscitare una briciola dell'emozione provocata da un bombardamento in Ucraina? E sono il Messico, il Brasile, l'Argentina che rifiutano le sanzioni e si aprono alle vie della seta.
L'Occidente aveva perso l'iniziativa strategica dal momento del lancio delle vie della seta e della riunificazione dell'Eurasia. Ora ha perso la unica base reale della sua legittimità, il diritto. Restano le armi, per chi ne dispone? Tu hai da dire qualcosa? Sì, parla più volevo forte chiedere che al maestro, ai maestri qui, che se nel prossimo... un prossimo convegno potete parlare dei bondsmen, che sono quelli che hai menzionato prima, che hanno quelli che hanno comandano sulla Stati Uniti, sulla NATO. Finisce male, va. Ancora 15 giorni. Noi lo diciamo. Ma ne possiamo parlare o rischiamo? Aspetta, chiudiamo un attimo qua. È rischioso parlarne perché è rischioso parlarne? Aspetta. È rischioso parlarne? No, stiamo qui a dire questo.